Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo dell'arte fu travolto da una nuova forma di espressione artistica che coinvolse diverse nazioni, tra queste gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Questa nuova tendenza artistica, che prese il nome di informale, pose come indicatore di ricerca e comunicazione il rifiuto di qualsiasi rappresentazione di forme figurative e astratte. Una scelta questa dettata dalla totale mancanza di fiducia in una società capace di scatenare guerre e produrre terrore, quindi incapace di sostenere i valori basilari di una civiltà evoluta. Dal caos generato dal secondo conflitto mondiale e dai suoi orrori si sviluppò dunque un nuovo modo di intendere l'arte. Gli artisti che aderirono all'informale abbandonarono l'idea di un'arte che rappresentasse e raccontasse la realtà così come da tradizione culturale. Alberto Burri, il più conosciuto tra gli artisti italiani dell'informale, si addentrò con decisione e forza all'interno di questi nuovi valori espressivi, utilizzando un suo personale linguaggio, adoperando materiali di scarto, considerati poveri, come sacchi di juta, legni bruciati, plastiche sciolte, catrame e materiali vari. L'artista ricorse spesso alla fiamma ossidrica per sciogliere i materiali e farli aderire per creare porzioni di una realtà mai progettata e sempre improvvisata. Come si può osservare dalle immagini, le produzioni dell'artista con i loro rilievi irregolari, con le bruciature, le parti logore, risultano spesso poco gradevoli anche quando accostate a pennellate di colori forti. I conflitti tra i materiali, tra tela e colori, vogliono richiamare il concetto di disordine che da sempre attanaglia la nostra civiltà. Una civiltà incapace di produrre una comunità di pensieri e valori che siano utili allo sviluppo di una pace universale. Nella decadenza dei materiali di Burri c'è l'innesco che scatena l'esplosione di irrazionalità che accompagna la parte più negativa della nostra collettività, offuscata dal consumismo e dalla ricerca incondizionata del potere personale e dall'importanza che l'essere umano riserva all'apparenza più che alla sostanza. Burri assembla la materia e la trasforma codificando uno stile personale che è una granitica critica alla natura bellicosa dell'essere umano, realizzando nelle sue opere schegge di irrazionale che soverchiano la ragione.